sono il simbolo della pace, te li ho comprati io d'estate al mercatino dei freak. Non mi hai nemmeno detto grazie, ma ti sei fermata lì a ballare. Dimmi dell'India, hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola? Facciamo dopo il diploma, magari sì è meglio, ma intanto mi fermo un po' qui. Tiriamo fuori tutti i tuoi CD, ok, so già che metterai sui Doors. Oh no, metti il bolero, slega il movimento, il pensiero, il sesso. Sono tornate le viole qua giù, ma non hanno colore perché quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi, no, non c'è più. Come le viole anche tu ritornerai, la primavera con te riporterai. E non sei felice che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Di fiori, non si può guardare altrimenti i fiori poi non escono. Attenzione, forza! Uno, due, tre, vai! Ah! Oh, bene, bene, continua! Ci voleva una rinfrescatina, un annaffiato ogni tanto. Allora, per te il premio appunto di Pamela, niente di importante. Ah, la prego, allora venga qui, venga a dire qualche cosa, qualche piccola cosa, molto piccola in fondo, Basta. Mi fai mettere quella musica di quelle ragazze? Ma che quella della gara di ballo? Sì. Quella lì? Sì, voglio quella. Vabbè, vediamo. Allora, arriva, Aspetta. Allora, arriva subito. Vedrai che arriva una musica da ballo fortissima tra capo e collo. D'accordo. Qua. Ta! Eccola! Oggi non va via, come piove sul mio cuore. Ti telefono, mi telefoni, ma è un filo di parole. E mi mancano da morire, sai, quei tuoi dolci occhi buoni. E mi mancano da morire, sai,
le carezze, le tue mani. Arriva il lunedì e cresce il martedì, ma mi sono volte stare con te l'anima, e poi mercoledì e ancora giovedì, quando sono quattro giorni persa senza te. Al lobby del fai da te, infatti, in mente di fare una sala giochi accanto alla sua casa al mare. Quindi ha pensato di prendere delle assi di legno compensato, dei blocchi di cemento armato per le fondamenta e poi pensa dei panetti di burro salato olandese e infine delle lastre di vetro antiproiettile. Ora, secondo te, quali di queste quattro cose che io ho detto non servirà per costruire la sala giochi? Nella tua postazione non puoi cambiare posto, attenzione. Sì, esatto, sei pronta? Ragazze, contiamo, via! Uno, due, tre! Vai! Forte però, Molto bella questa pezzata. Costille, devo dire, Moria. Massimiliano! E lasciami sola stasera, non mangio, no. Voglio stare da sola per un po'. E mia madre mi dice, ma cos'hai? Con nulla avevo detto che poi erano guai. La madre mi chiamavi? Adesso no, questi sono trucchi, proprio non ci sto. Io non scordo, scorda dai, scordando ti ricorda, il cuore scorderai. Tra i miei propri impegni a dire la guarda, bellissimo. Guarda! Bellissimo, bellissimo. Lo so, guarda, il disco, il mio disco, poi se non ti dispiace, non uno qualunque così che trovi dappertutto. Quindi insomma, impegnati proprio, Mettiamo. Allora. Anche perché credo che sia già uscito nei negozi, tra l'altro, quindi... A Varese no, comunque. Come? A Varese no. Insomma, non lo so, poi adesso arriverà, non so, veramente adesso non so dove è uscito, dove non è uscito, però stai tranquillo che arriverà anche lì, va bene? E poi se vinci adesso, Vediamo, proviamo con... Vediamo! Pazzetta. Allora, già hai detto così? Sì. Sei sicuro che sia pazzetta la bugiarda? Sì, proviamo, non ci pensa due volte, vabbè, vediamo. Vediamo la macchina della verità, vai! Attento, Incrocia le dita... Piangi, sto peggio di te, e i tuoi problemi, lo sai, sono i miei, perché se piangi vuol dire che forse non piangi per me. Cucciolo, appoggiati qui sulla mia spalla, che tanto lo so, soffri in solletico, solo così potrò vederti sorridere un po'. Forse è la luna che è in te e che più donna ogni mese ti fa, forse è l'attesa di quel che non c'è, la prima amara sorpresa dei cuccioli della tua età. Fuori c'è un vento di treni e di gente che sfiora i tuoi seni con l'indifferenza.
cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fa assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Dovete sapere, mettono anche del ghiaccio prima di prepararla. Mettono molto ghiaccio prima di preparare i secchi, perché sono dei gran sadici loro, capito? Ecco, e allora vediamo ragazze, forza, via! Uno, due, tre! Vai! Beh, Solaika, Solaika in fondo. Però insomma... Numela
esageratamente. E purtroppo, questo tu lo sai, è quel mio sguardo assente quando sono tra la gente, se tu non sei presente. Questo tu lo sai, è il confidarmi ora con le amiche mie più care, che soffro da morire. Questo tu lo sai, è che la vita è nulla, tale quale accolla, insomma non decolla, se tu non ci sarai. It is way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep, and with a new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Guarda, non c'è problema, tu hai vinto lo stesso, nonostante Alessia. Mi potresti mandare la cassetta invece che il CD? Ma certo, guarda. E il tuo autografo? Anche. Chiaramente tu non hai capito quel che dico, mi ha lasciato e sono disperata. Sola proprio non ci voglio stare, lacrimoni, batti cuore, che fatica. Fatalmente poi ho intuito, quella sera sei sparito, fatella frizzata. Sono stanca, tutto è un disastro, un impiccio, un pasticcio, che fatica sei. Che mattonata sulla fronte ho preso io. Quando sei Maria Dolore, quando sei che mal di amore, quando sei mala suela, quando sei mala dottore, quando sei Maria Dolore, quando sei che mal di amore, quando sei mala suela, quando sei mala dottore. Baila, 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 esta rumba está pintada que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Esta rumba está quitada que yo siempre cantaré. Cuando sei María Dolores. Did I tell you about my baby? You know she comes around. You know 5'4" from hair to the brown. You know she comes around here. Just about me. She make me feel so good, love. She make me feel alright. Her name is T.L. Yeah.
Gialle, tulipani, tutte cose, rose rosse, tutto quello che sono, insomma, non è pericoloso, non è pericoloso, vedrai, possono scendere fiori o acqua, attenzione, vai ragazze! Vai! Ai, non erano fiori, non erano fiori, era acqua, acqua, c'è proprio da dire. Talk with you again because a vision softly creeping left its seeds when I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestones. Uno, due, tre! Vai Laura!
apparente sobrietà. Era lì, alle tante novità. Era lì, appetibile realtà. Mi fermai, salì il deficiente autostop. Shake me and drive me crazy. Moving on, keep the motion and
se accade la vibrò. Chiudi gli occhi qualche sera, tanto dopo tornerò. Nel mio cuore c'è un diavoletto che vuol fuggir lontano da te. Nel mio cuore c'è un angioletto che vuol tornare sempre, vuol tornare sempre da te, vuol tornare sempre da te. Siamo andati a fare i tuffi dalle rocce e per me l'ultimo tuffo è stato disastroso, perché l'impatto con l'acqua mi ha fatto cadere tutte le capsule. Quindi io ho deciso, oh, volevo partire subito, però purtroppo non ho fatto in tempo a partire quel giorno, quindi sono stata tutto un giorno senza parlare, muta. Loro che mi dicevano, ma ti senti male, cos'hai? Giovanna, facevano le barzellette, tutti che ridevano. Loro lì, ma Giovanna, ma ti senti male? Barbara! Barbara, passiamo avanti. Ancora avanti, Marzia! Passiamo Marzia, chi c'è? Sara! No, lo sapremo subito, lo sapremo adesso. Ragazze, pronte? Vai! Uno, due, tre! Quattro secchiate addirittura! Tutte per te, Arianna! Volentieri. Così mi sono messa un paio di occhiali scuri, un giubbotto e, e mi sono munita anche di un manganello. Addirittura. Che c'è? Brava, brava, brava. Miriam, molto bene, l'hai ascoltata bene tu, vero Luca? Sì. Sai tutto, eh? Ecco, si può andare a suggerire. E stare un po' distratta. Allora, attenta alla prossima. Guarda, è proprio luminosa. Ah, non è... Vabbè, Luca, capita, guarda, sicuro che è normale. Vai, Miriam, vai avanti. Mi sono munita anche di un manganello, perché... Tu che vai e ti rimorsi non ne hai. Che vado ancora giù, non calpestarmi, tu difendimi, nascondimi, in queste notti prendi almeno, abbracciami, ma più che puoi, ne ho bisogno, sai, difendimi, nascondimi, da tutto e tutti, abbracciami.
accorgo che tu lentamente mi esci dalla mente. La noia, l'abbandono e il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Vediamo la macchina della verità, vai! Vediamo, bravo! Caro, son le 8 del mattino e tu ancora stai dormendo. Ho già fatto le valigie e adesso sto scrivendo questa lettera per te. Anzi, di nascolina acqua, dici? Ma no, non abbiamo nemmeno contato! Così, senza conteggio! Per la sorpresa! È vero, bisognerebbe rifarlo però, bisogna rifarlo. Virginia, bisogna rifarlo, mettiti lì al terzo. No, perché forse ci sono i fiori, bisogna rifarlo, Virginia, no, mi spiace. Ragazze, bisogna contare, il rito è sempre un rito. Vai! No, era qualche qua, niente da fare. Ci dispiace, niente. No, bravo, sai. Io non so più da qua. Ma stando fermi
posto Maria Grazia, quarto posto Elisa, terzo posto Gu, secondo posto Antonella e primo posto Roberta. Quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua, e mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo il fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Tu chi sei? Tutte le cose che amai sono in te. Ecco chi sei, quello che sempre cercai, ora c'è solo per me, tutto per me. Tu sei ti amo, ti amo tanto, ed io non voglio rinunciare a te. Tu sei solo, il solo al mondo che vorrei per me. Ti vorrei per me, ti vorrei per me. Immagina che bello, se all'improvviso il mondo uscisse senza ombrello, con un sorriso a mille, con mille colori. Francesco, il problema è che saranno sicuramente fiori, vedrai. Guarda Romina, si vede perché i secchi sono abbastanza infiorati, vedi? Vedi? Oppure acqua, vediamo. Allora attenzione ragazze, forza! Uno, due, tre! Vai! Ah no, era acqua, che sbaglio! Non erano fiori. Allora, allora, bene Francesco. Io ti amo per di più. Io ti amo su per giù. Io ti amo e perciò io ti amo perché no. Io ti amo lunedì. Io ti amo martedì. Io ti amo e così. Io ti amo oggi di. Io ti amo tuttavia. Io ti amo così sia. Io ti amo mamma mia. Tutto quel che dico non ha senso ma ti amo. Musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato.
accenno ad un saluto, ti dico arrivederci. Oh, forza, contiamo, via! Uno, due, tre! Vai! Ai, 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 Chiara! Chiara, mi dispiace! Una secchiata d'acqua l'ha addirittura spostata, Chiara, però devo dire che ha tenuto bene, Comunque. Che mia madre mi fa mangiare per punizione vermicelli di soia e strutto. Una bugiarda, si capiva benissimo, Marzia, non le sa dire proprio ancora bene, però mi devo allenare. C'è ancora un'altra storia, quindi ancora attento. Quella di Silvia. Vai, Silvia. L'anno scorso a me e alla mia amica Francesca piaceva tantissimo un ragazzo e abbiamo deciso di invitarlo ad una festa. Indovina come si chiama questo ragazzo? Marco. Due, però non sapevamo niente. Beh, visto? Proprio non darci soddisfazione, Carlotta. Visto? Però, calda, è del nord, capito? Altro fisico, altra resistenza, altra cosa. Vabbè, no, insomma, non l'hai già trovato? No, penso di no. Ah, non l'hai già trovato? Sei sicura? Sì, sì. Ma perché io, non so, avverto una cosa, non so, come se tu l'abbia già... Sento come se... già ti conoscesse, o perlomeno, non lo so, qualcosa... Fammi vedere dalle carte, aspetta, Allora, vediamo. Vedi? Guarda un po', guarda. Vedi? Abbiamo avuto una conversazione insieme, o con te o con qualcuno che ti conosce. Non saprei dirti adesso, è possibile? Sì, è possibile. E cioè? Con un mio amico. Ah, con un tuo amico? Io ho avuto una conversazione con un tuo amico, o tu sì. Con lui? No, te con lui. Anch'io. Ecco, scusa, con chi è questo tuo amico? L'ho conosciuto al tuo concerto. L'hai conosciuto al mio concerto? Ma no, non mi dire che sei quella ragazza che insomma, l'altro ieri mi sembra che mi hanno telefonato dicendo un ragazzo, dice che ha incontrato durante il mio concerto, non so dove, forse a Firenze, vero? Sì. Ecco, ha incontrato una ragazza che poi è scomparsa, non l'ha più vista, tipo Cenerentola, no? Che a mezzanotte così, è scomparsa. No? E sei tu? Sì, esatto. Ah! Ma allora come, chi l'ha visto? Un po' così, Roberta, Romina e Moira, Antonella, Ilaria e Sonia, tanto per finire, che canteranno invece una canzone di Laura Branigan,
Gloria, la versione in inglese della celebre Gloria. Difficile perché in inglese sempre canzoni difficili, però vabbè. Cominciano però, mi dicono le nuove, con Martina e con Non ho l'età. Concentratevi perché il computer non sbaglia mai. Attenzione! No, vado a piedi. A piedi. No, insomma, che si occupa di tutte le macchine che ci sono qui in studio ed è il primo pensionato del Fininvest, nonostante sia un'azienda giovane. Sì. Vabbè, ma che effetto fa essere il primo pensionato, un'azienda così giovane ma che ha già ha prodotto il primo pensionato? Che effetto fa? Faccio quello che fanno tutti gli altri, uguale, non c'è. Serve poco, serve molto poco. Non c'è diavolo, è a senso unico, tu puoi dire quanto vuoi, sì, dialogo tra sordi? Cioè sì, che proprio... tra sordi, niente, proprio non sola, c'è via di uscita per ottenere qualcosa. Scusa un attimo, e Antonella per esempio, insomma, si sposa il 30 giugno, che vuol dire? Che hai scelto la libertà oppure è il contrario? No, beh, io non, a questa cosa non ci ho proprio pensato, cioè non è un fatto di libertà, perché comunque a casa mia stavo benissimo, facevo quello che volevo, un buon rapporto, qui lavorando, tutto a posto. Questa è un'altra cosa. Ah, è un'altra cosa. Non è libertà, non libertà. Lo so, anzi. Io ho detto questo perché, insomma, ci sei proprio tu qui presente. Uh-huh. Ma sappiamo che molte ragazze però si sposano perché anche in famiglia, perché hanno voglia di uscire dal giusto? No, ecco, no, io insomma, questo problema non c'è per niente. Per te non è così. No, non è così. Va bene, non vogliamo sapere questa cosa. Così. E suono per te il tempo di imparare, non lo non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce che canta il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Ma potrebbe anche accadere, giusto Tiziana? Non accade mai.
giusto Tiziana? Sì. Visto Tiziana che bei fiori, eh? Sì. Allora, forza ragazze! Uno, due, tre! Vai! Mi sembra una bella figliata. I will take a ride
eccolo, per fortuna, adesso va meglio. Allora, dalla puntata speciale che facemmo a San Valentino, se vi ricordate, nel febbraio del 91, no, 92, beh, insomma, 2 anni fa io non c'ero, ero ancora elementari, voi capite, no? Vabbè, insomma, col grembiulino, a fare le arti, i cerchi, vabbè. Allora, mentre io ero là, loro invece facevano questo speciale, già cantavano canzoni. Infatti abbiamo preso un montaggio di canzoni, insomma, di molte ragazze dell'epoca, diciamo, ancora vestite naturalmente, insomma, con quei vestiti che si usavano nel 92, voglio dire. Beh, certamente, è passato, sono passati gli anni. Insomma, vediamo uno speciale da San Valentino. Ecco qua, io metto la cassetta. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Mi regali a covaleni, ma sul tuo cavallo non verrò. Pure come ti vorrei. Non tornerai, te ne vai, senza piagnistei, come ti vorrei. Verranno 3 kg di arance. Le arance fanno bene, vero Gianmarco? Sì. Fanno bene perché contengono le vitamine. E con 12.000 lire, ripeto, portate a casa 3 kg di arance venute appositamente dalla Sicilia, e dando queste 12.000 lire si diventerà anche soci dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Quindi mi raccomando, anche voi ragazze, il 27 magari, venerdì 27 su tutti i giornali, guardate in quale piazza ci sarà appunto questa manifestazione. Dopo tu vai da Ambra a portare il sacchetto.
come si permette a dare delle sceme a me e alla mia amica? Ma vada per la sua strada, ma per favore. Niente, arriva l'appuntamento, c'era Antonella e tutti i nostri amici che mi hanno accolto con un bel coro, scema, scema e scema, perché lei ha preso un taxi, ha fatto prima di me, e quindi devo dire che la scema me lo sono meritata, perché ero un po' isterica. Brava Ilaria, devo dire brava. Grazie. Stefania sarà fiera di te, ce l'hai fatta Ilaria. Speriamo. Stefania, dovete sapere che è la nostra insegnante di dizione. Sono anche corretta. E ci controlla, brava Ilaria. Già. Bene, bene. Yeah. Come on. Già, un Lorenzo c'è già. Già, un Lorenzo c'è già. Già, un Lorenzo c'è già. Allora chi si va? Di sicuro il posto non lo rubo io a Lorenzo, che da quando è nato dice quello che pensa. Però sarò reale, in America sono tanti, c'è nessuno all'infinito, tanti rapper sconti santi. Quindi voglio rappare con voi senza problemi, dire quello che penso, quello che voglio, dire che tutti mi seguono, mi seguono in voglia, perché c'è qualcuno, qualcuno che rappa, che scrive e canti, dice tutto quello che pensa. Ho scoperto che aveva addosso il telefonino. Ai, ma che cosa tremenda, che orrore, che volgarità. Se mi vuoi, spegni dai, se mi vuoi. E shake, baby shake, I say shake, baby shake, I say shake, baby shake, come on. Il pipistrello a un certo punto ha cambiato stanza e girava per le altre stanze. Io ho detto impaurita, non sapevo che fare, perché continuava questo pipistrello a volare per la casa. E poi non è che faceva ii, vabbè, non proprio come un cavallo, faceva ii, ii, e io ah, ah. A un certo punto, tra una scopata e l'altra, gli davo le scopate addosso e il pipistrello finalmente è scappato e io ho ricominciato ad andare al telefono, bla 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 bla, bla. Federica, brava! Gabriele, hai fatto attenzione anche a Federica! Hai fatto... Perfetto! Ditecchiate, brava! Andar via o restare qui a lottare.
l'hanno trovati tutti sbagliati, perché ognuno parla male, tutte parlano male dei ragazzi. Le ragazze sono bravissime, buonissime, invece i ragazzi sono tutti falsi, doppia faccia, invece non è vero. Dipende sempre da ragazzo a ragazzo. Lo so, però Marzia, ho detto che noi dobbiamo generalizzare, purtroppo non possiamo, noi non abbiamo nemmeno... Ma è giorno? No, perché il fuso orario, ci sarà un fuso orario di 7-8 ore, no? Perché insomma, sai, tra Roma e Milano sicuramente, no? Sì. No, e quanti anni hai, Giuseppe? 16. 16 anni, bene. Giuseppe, che scuola fai? Faccio l'elettricista, sto studiando per l'elettricista. Ah, bene, bene, bene. Quindi tu lo sai qual è il polo negativo e quello positivo? Sì. Lo sai bene? E sì, poi saprai anche che cos'è, aspetta, per esempio, fammi pensare, un ampere, che cos'è? È un'unità di misura. Sì, ma di che cosa? Devi essere più preciso. Della corrente. Di? Della corrente. Beh sì, insomma, un poco precisa la risposta, però può andare, va. Sei, vabbè, sei passato. Allora... Giuseppe, mentre aspettavamo, sentiamo. Io faccio... Pronto? Pronto, Ambra? Ciao, chi sei? Sono Marco, da Firenze. Marco! Marco è di gran moda, bello, Marco, eh? Non sai, adesso proprio 1750. Appunto. Allora, Marco, senti, non so, cosa vuoi sapere? Dimmi subito. Sento odore di pane, però, non so perché. Stai mangiando? No, ora no. E allora che succede? Perché sento odore di pane io? Ma... Fai il fornaio forse, ma pure mi sono lavato. Cosa fai? Il fornaio. Ah, ma guarda, ma visto, sei mai, sei... proprio queste genialità. Ma come ma fai? Ma lei sono una maga veramente. Ma lo vero, ma ci vedo. Come faccio? Come faccio? Come faccio? Sono una maga, magra maga, così, capito? Eppure bella, Maremma. Vabbè, ma questo guarda... Maremma? Maremma. È un'esclamazione toscana, perché tu di dove sei? Respiro, ti coltivo come un fiore, tanto che non c'è tempo da dedicare un po' a me, che t'amo, io che t'amo e ti ricamo, sento l'amo, l'amo in vano, come ti quando ti guarda così, sì pure tu ti senti a morire, ma dice e non mi fa capire, ma perché? Amore, io non aspetterò, se non mi chiami ti chiamerò, ma la linea occupata e chissà con chi sei, non resisto, ti sbloccherò. Tele, 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 telefonarti, se mi rispondi riattaccherò. Tele, 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 telefonarti, mio, mio, to me, don't never let me find you, God, cause that will bring a tear. Just one look and I can give it.
verde che mai nessuno ha mai calpestato, nessuno, se tu vorrai conoscerlo, se tu vorrai conoscerlo, cammina piano perché, cammina piano perché nel mio silenzio anche un sorriso può fare rumore. Non parlare, non parlare. Make it through the night, so the music is playing. You know what I'm saying, now everything will be alright. Sweet dreams of the rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing. La mia banda suona rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona rock per chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. E non svegliatevi. Però a chi la consegniamo la coppa, mi chiedo io. Secondo voi chi è la più meritevole? Vediamo, a chi? Alle ragazze nuove. Sì, 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 no. Consegniamo delle nuove la coppa. Allora non posso più chiederti tempo per cambiare, perché sarebbe inutile, sarebbe solo per pietà. Con 30.906 voti, ma al terzo posto vediamo un po' Roberta! Roberta Ghinazzi! Eccola qua, Roberta, cara Roberta! Ma al secondo posto, attenzione, ci siamo, ecco, ecco, ecco. Mi telefono, no, chissà chi vincerà. Oh,
trovo immersi nel rossore. Tanti, amore mio, sono i tuoi, tutti i tuoi. Ti sto superando. Dove? Fino al cuore. Quando? Ora. Non vedo che te. La tua vita è vita per la vita mia. E gli occhi mi appartengono. Franco, ormai è cresciuto, arriva subito, guardate. Eccolo qua, 4 milioni e 700 mila lire. E non solo, ma abbiamo anche il premio di consolazione, se vogliamo proprio farlo vedere. Il mio disco! O compact, o cassetta, quello che volete voi. Insomma, non è inutile che vi dica che sta andando a ruba praticamente, ma insomma, questo lo sapete, no? Ormai lo sanno tutti, lo so anch'io, quindi è inutile. Ma attacchiamo il telefono, cioè stacchiamo il telefono, aspetta che attacchiamo la suoneria, ecco così, adesso lo attacco, visto, sono una maga così, vediamo un pochi. Pronto? Pronto, sono Samuele, ciao. Come ti chiami? Samuele. Manuele, bene. Che nome... Samuele, ho capito, Samuele, infatti l'ho detto Samuele, chi ha detto Manuele? È un nome biblico, infatti. Purtroppo. Samuele, come purtroppo? Mi piace. Non ti piace? Ma come, ma accidenti, scusa, un nome antichissimo. Due, vai! Ma che bella! Il cuore in cella che vuoi, sempre d'amore delusa, chissà se incontrerò mai uno che con la dolcezza mi faccia sognare e nelle sue braccia sia dolce morire. Che sciocca illusione, non succederà. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo. Sì, devo farmi per forza uno shampoo. Sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più. Sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Cinture di sicurezza. Bene, vedi, allora ragazzi, mi raccomando, mettere sempre le cinture di sicurezza anche nel motorino per sicurezza. Sì. Ci leghiamo anche lì. Sì. Anche a casa, del resto, quando uno mangia, è meglio mettere le cinture di sicurezza perché non si sa mai nel futuro. Cosa succede, amica mia? Mi sento giù, lui è andato via da me. Ma che vuoi farci se è così?
siamo qui insieme. Tutti i problemi e i nostri guai li risolviamo tra di noi e poi una risata cambierà la faccia triste che tu hai. Credi, siamo bene amiche noi, io ci sono se tu vuoi, è forte il nostro sentimento, canta libero. No? Vai, anch'io volevo ringraziare e volevo salutare mia nonna e poi volevo dire votate perché così ringrasso. Ma che c'entra? Tua nonna vota. Va bene. A te, Maria Teresa. Tutto a me mi capita. Votatemi. Maria Teresa, la classica intellettuale. Cosa volete fare queste cose così? Arianna, no, riprenditi e fai la tua piccola campagna elettorale. Mi cacciano da casa, aiutatemi, se non mi votate. Fai qualcosa. Beh, vabbè, la cacciano da casa. Non cambi mai, perché non dici che senza di me la vita sa di fumo e di malinconia. Senza te libertà di me. Forte il cuore, batte forte, batte il cuore. A volte poi si litiga per delle cretinate, che quando si fa pace dopo tu le hai già scordate. E proprio come adesso non ricordo chi ha iniziato, non so com'è successo perché abbiamo litigato. Batte forte il cuore, terzo piano in ascensore. Batte forte il cuore, batte forte, batte il cuore. Un po' sola. La mela non è più un frutto proibito, un bacio non è più impegno assoluto, la vita non è più tutta una serie di tabù, ancora un po' di tempo e dopo
Pubblicità, dov'è il, dov'è il disco? Al disco. Disco di Ambra, oh, si fa pubblicità questo? Certo, no, libro, libro. Vabbè, insomma, quello non lo facciamo, guarda, proprio, ci scambiamo i doni come a Natale, come sì, Babbo Natale. Allora, guardate, io faccio finta che... Bye.
sei? Cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento. She said dicendomi grazie, grazie maga, maga Clementona. Maga la maga Clementina, scusa. Aveva ragione, è venuto un idraulico a aggiustare il lavandino. Si chiama Massimo e stasera esco con lui. E così... Grazie, come mi sono svegliata? Ma come, che sta a dico? Ho svegliato tutto! Vabbè, Gu, allora, finiamo questa storia e facciamo finta che è finita. No, finiamo. Allora, vabbè. Allora ho deciso, no, la signora ha detto, come mi posso sdevitare? Allora ha detto, basta non chiamare questo numero. Così però ho deciso, basta... Ci siamo, Gu! Ti dico che sta per così, ho deciso di fare la maga Gu. La maga Gu, è basta. Basta, finita!
the Commonwealth. It gives me great pleasure to give you the title of Lady. What's her name? Lady Maria Teresa. Maria Teresa of Rome and of London. Isn't that lovely? Thank you very much. How wonderful. L'ha nominata Lady Maria Teresa, ormai chi ci manda la prima. Grazie, Carlo, continua! I'm so happy. Are you happy? Oh, that's wonderful. Tutte le scuse, guarda, per la braccialla, per la braccialla. Ora che fai? Cerchi una scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare, me la saprò cavare. Stasera scriverò una canzone. L'hanno preso in pochi, devo dire. Molti staranno schiattando, ma io lo faccio vedere apposta, non per altro. Cosa vedo? Ah, Michela della redazione, che è una nostra interna. Ma
La ragazza di Non è la Rai. Ah, il suo sogno nel cassetto. Finalmente ci è riuscita, eh? Poi ragazze, vedo una cosa un po' che sono. Chi sono? Una ragazza comune. Una ragazza come tante, vero? No, Ambra, pazzesco. Ambra the best, Ambra voglio the dire. Best. Oh, belle però, molto carine. Sfilate pure. Forza. Le so da un biglietto,
però qualcosa mi fa rimandare. Allora, una bella goccia di fiori freschi, però molto freschi. Sì, sì. Vedrete come sono freschi. Allora, attenzione, contiamo ragazze. 1, 2, 3. Vai! Dai, i capelli ideali, però tirano l'acqua come ci sono. Allora, sono sola nella strada, oh no, qualcuno c'è. Prima o poi lei capirà. Cederà. Tua madre mi conoscerà. Anche a piedi correrò se mi chiami. Ed il cuore batterà nelle mani. Crollerà. Himalaya, ma noi no. Troverò casa. 18 anni tu li avrai tra un po'. But even though you hurt me like no. Brava che ha seguito, ci hai messo pochissimo a montarti la testa, una settimana, in genere guarda ci si mette un mese e mezzo. Ma è vero che ti fai dare del lei dalla mamma, l'ho saputo, da tua madre, sì, vero? Certo, anche dalla nonna, vero? Sì. Nonna, dammi del lei. Sì. Ma mi pare giusto perché se lo può certo permettere, vero? Tu, nonna, dammi del lei, con tutte le lettere che ricevi, innamorati, tutti innamorati, vero? Ho saputo, sì. Innamoratissimi, persi, ti guardano, tutte poesie, vero, romantiche. Bene, allora fai bene a montarti la testa, brava, anche perché tu canti una canzone proprio bella, diciamolo, no? Come si intitola? Vediamo. I Feel Good. I Feel Good, brava. I Feel Good.
misterioso abisso di dolcezza e nuove verità. Ti prego, rimani. Io sono ancora un po' bambina, ma forse tu non cerchi una donna che ti dia giorni e baci sempre uguali. Ma forse come me tu cerchi due anni. C'è l'idea della scelta del suo numero sotto. Poi Cristina che dal quinto, no, dal secondo posto, no, no, scusate, era al terzo posto, no, era al terzo posto, è scesa al quinto. Ai ai ai, c'è chi sale, c'è chi scende. La vita è fatta scale, c'è chi scende, c'è chi sale. Bene, allora, va bene, i voti sono 13.042, al quarto posto c'è... Yeah.
succede? Forza ragazze, via! Uno, due, tre, vai! Una bella figata! Devo dire complimenti! Loro si divertono molto! Come si divertiranno? Ecco qua, auguri Maria Teresa, te li porti bene però, devo dire. Che effetto fa essere ventenne, Maria Teresa? Raccontaci, sentiamo. Ho paura. Perché? Di invecchiare. Eh? Di invecchiare. Comunque io ne dichiarerò sempre. Allora potrebbe essere un argomento da trattare questo. Avete paura di invecchiare anche voi? Lo so che magari... Sì, sì, perché dopo i venti volano. Ragazze, avete paura di invecchiare? Sì. Cioè, dopo i venti volano, dici Maria Teresa? Sì, perché dopo è bello essere giovani, ti diverti, fai anche magari allora quando... noi ci ammazziamo, scusa. Perché? No, no, no. Ah, no, no, che c'entra, dai. No, però, insomma, sono contenta, però ho paura di invecchiare. Sceglilo nel mondo e scegli amore, lì ti porterò. E sceglilo il più vicino al sole. E scegli adesso, scegli anche per me. Scegli un posto, sceglilo col cuore, scegli tu e lì ti porterò. E sei tutto quello che ho. Some kind of star. Just who do you think you are? Take her like a man, baby. Is that what you hope? 'Cause I'm moving now, now. You're moving now, now. Just moving now, now. Nothing can stop me. Moving now, now. Spaghetti e maccheroni, melanzane, pesto e peperoni. Come vedi, hai la scelta, non rischiare la tensione. E stasera sono qui.
you. I just can't stop the pain. Oh, listen, I'm really missing you. Let me stand in the rain forever. Dream.
andare, lasciami andare sola senza di te, a dimenticare quello che ancora c'è, ma la tua presa è forte sul cuore mio, lasciami andare. Quando c'è crisi mandala la luna, porque un problema tuyo también es mi problema. Entre nosotros nos contamos todo y todos los demás no lo sabrán jamás. Por eso jura. Por eso jura. Por eso jura sobre mi diario en donde está tu foto que siempre guardaré. Que desgastado con besos y llantos que solo por tu culpa ya nunca lloraré. Soy tan tuya que me ofenda, yo prometo, lo mantengo. Tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que verlo. Prometo, prometes. Cura molto da un amore eterno. Si no es amor, me marcharé al infierno. Pasando llega el frío y duro invierno. Este amor será un enorme incendio. Yo grito siempre y siempre como loca. Desesperada porque no me toca. No quiero despertarme sola, sola. Sin tu majestad. Tu mente por siempre será. Ah, ecco. Meno giovane, hai meno detto giovane, bene. Brava. Va bene, sì, no? È sì, carino, sì, ecco. Sì. E lei ha contatto con i bambini da molti anni, immagino, 30. No? 30 anni! Però ora dica la verità, abbiamo poco tempo purtroppo, però lei dica la verità. Secondo lei, questo programma, insomma, sui bambini, i bambini sono divertiti e questo, vabbè, è innegabile, sì, si sì, vede, no? Ma secondo lei... Può provocare dei danni un programma del genere come non è la RAI a dei bambini? Dica la verità, è senza, no, senza problemi. Se noi abbiamo deciso, noi insegnanti, un gruppo di insegnanti, non solo io, abbiamo deciso di portare i nostri ragazzi qua non è la RAI, è stato soprattutto perché i bambini non devono vedere solo cose tristi, cose opprimenti, cose che fanno... Ecco. Ma devono vedere... Brava, brava, io volevo sentir dire questo, non l'abbiamo preparata questa intervista, è stata una cosa decisa cioè, un minuto fa, vero? Sì, ecco, no, quindi non è una cosa... niente, quindi... ma devono vedere anche questo, perché bene, tutto quello che bene, è intorno a noi è vita e va brava, visto come è, brava, come brava, la guerra, come questo, mandiamo un faccio al cardinale Tonini ora allora. Io ti ho applaudito quando tu hai parlato di quello. Ma grazie. Del sogno. Grazie. E noi vi salutiamo. Grazie bambini, a domani. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a voi.